I mozziconi di sigaretta per terra e nelle caditoie, una piaga destinata a guarire grazie al progetto Firenze in barattolo, che da oggi torna in città. Nato alla fine del 2020 con il duplice obiettivo di ripulire le strade dai mozziconi di sigaretta e valorizzare la storia della città, è promosso da Postini Fiorentini, Alia Servizi Ambientali, SPA, Consorzio di Crea, con il patrocinio del Comune di Firenze. Il barattolo gratuito viene fornito agli esercenti fiorentini, è dotato di un adesivo con QR code grazie al quale si potrà accedere a una pagina web dedicata alla strada in cui l'attività è ubicata. I contributi web sono a cura di Wikipedro, il giovane divulgatore fiorentino che racconta sui social, attraverso video itineranti, aneddoti e bellezze della città. Borgo La Roce, che è la via, che è il proseguimento di Via Gioberti. Perché si chiama Borgo La Roce? Perché c'era una roce molto importante e venerata dal popolo fiorentino. Quindi da lì Borgo La Roce. Perché si chiama Borgo? Perché erano quelle strade che stavano fuori dalle mura cittadine. Altri esempi, Borgo San Feliano, Borgo San Jacopo, Borgo San Lorenzo. Ecco, questo troveranno le persone scannerizzando il QR code del barattolo. La consegna dei barattoli stamani in via Gioberti e Borgo La Croce, alla presenza dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria coinvolti nel percorso comune verso il decoro e la cultura. E non buttiamo le cicche a terra perché inquinano, automoniamoci, e comunque un piccolo barattolo ci può aiutare in questo senso. Messaggio alla città, ai cittadini, di quanto sia utile mantenere il decoro delle nostre strade. E quindi da oggi troveranno questi barattoli, quindi non avere quella brutta immagine delle strade riempite molte volte da mozioni.